Siamo alla Tamaut Hall, la Hall dei cervelli. Iniziamo un po' a vedere cosa ci propongono e cosa hanno inventato e cosa creano questi ragazzi. Sono stata attirata molto da Ortiamo, sono curiosa, vediamo. Salve, buongiorno. Mi va di raccontarci un po' di cosa si tratta, cosa fate? Ortiamo è il primo progetto in Italia che permette l'adozione di orti a distanza. Questa adozione avviene naturalmente tramite un sito internet che si chiama www.ortiamo.it. E attraverso il sito internet c'è la possibilità naturalmente di andare a selezionare il servizio che è servizio preferito. Questi servizi possono essere un servizio base, intermedio e completo. Parliamo di quello completo, che significa che una persona può stare comodamente a sedere sul divano e andare ad adottare l'orto, e ci sarà chi lo coltiva per lui, in questo caso un'azienda agricola biologica. Ma la cosa particolare di questo progetto è quella che permette proprio la personalizzazione di questi orti, che significa che questa persona andrà a scegliere le verdure da farsi coltivare e anche lo spazio dedicato ad ogni verdura. Cioè, e poi dopo io posso mangiarle? Assolutamente sì. Oltre a mangiarle, quindi noi le coltiviamo, questi prodotti che lei ha scelto sono rigorosamente biologici, e poi addirittura facciamo anche la consegna a domicilio. Che parliamo sempre per ora, vero? Per il momento provincia di Pesaro Urbino, però siamo pronti per partire e proporre questa idea anche ad altre aziende agricole. Perché è un problema, io l'orto e sono abituata ai prodotti, cioè non lo coltivo io naturalmente perché non sono molto capace, però sono abituata a questi prodotti. Mi sto trasferendo e il mio primo pensiero è: devo comprare le verdure al supermercato, cioè non che non siano buone, però sono proprio abituata a quello, certo. No? Questo è molto interessante. Va bene. Contatteremo allora dell'azienda agricola dove si trasferirà lei, così almeno avrà sempre questi prodotti biologici a casa, a domicilio, quindi. Certo, bellissimo, questo gioco.